Oh, finalmente siamo arrivati vicino a Carcassonne. Ho ucciso in questo immane, perché prima non era porto uno perché tanti chilometri ho fatto, tantissimi, non vi immaginate quanti. Quindi qui siamo a Capestang, vicino a Carcassonne. Adesso facciamo alcuni altri chilometri. Adesso vediamo l'immagine. Di Capestan, sa come si dice, un'immagine. Questa deve essere medievale, torre. Allora, mi accingo ad andare verso Carcassonne. Ho trovato un italiano addirittura. Messie? Messie? Madonna, Messie? chi io, come mi chiamo? Sì. Pietro. Messie Pietro. Pietro, Pietro, Ha sposato una della lingua d'oca, Pietro. Sì. sua moglie della lingua d'oca. Andiamo a fare. Questa è la bandiera. La bandiera della lingua d'oca. Non si vede bene, non so. Questo è là un va passeo, va passeo alla catedrale, è per trois, è per trois. Questa è la moglie, la moglie. È una grande lavandera. No, un va passeo in Italia, prima di lavorare un po' la formazione. In Italia? Sì, va in Italia. Prodotti ortofrutticoli. Quindi va passeo alla catedrale. Non va a passare la TV. No? Ale, ah, se ne sono due. La capitale. Sono tre paesi. Sì, tre paesi. Ma fammi le Carcassonne. De Carcassonne meno? De a côté. Del petit parmelette che sta cotella. Cambert. Cambert, il nostro formatore. Soffrire. No, mi devo dire, come le alluminio, perché mi piace. Andiamo, questi devono lavorare. Ma che c'è? E moi je suis de Limoux. De Limoux? E ho. Allora perché te dormi? Dalla a chi è bu. Allora, a Desiat! Ma siamo vicino alla Spagna! A Desiat! Vede benissimo! Merci Pietro! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Dopo essermi fermato a parlare con Pietro, un buon 20 minuti persi, ecco che ci stiamo avvicinando. Fermato a vedere il paese di Pietro. No, di Pietro il politico, di due punti Pietro, per il signore che ho visto prima. Bellino. Un po' gotico, questo, lingua d'oca. Un po'. Ottimo. Un paesino minerale, una collina piccola. Stradine strette. Adesso mi accingo ad andare verso Carcassonne, vediamo se sono altre cose belle da vedere qui vicino. Andando a Carcassonne, qui è tutto irricolo, proprio una cosa molto rurale.
molto bello. Bello. Si vede che siamo vicino alla Spagna. In terra rossa. Rossa, rossa. Ok. Vale che sono là che girano le colline. Qui c'è poco, è una zona abbastanza arida. Guardate che bello! Scorcio spengolato. Un canale qui in mezzo alle montagne dove ci sono tutti i bateau. Prima di entrare a Carcassonne, Carcassonne sta suonando 8 km ormai. Guardate, c'è un canale in mezzo alle montagne. Bello. Araldo della lingua d'oca. Questo è un paesino, diamo un po' di indicazioni. Poi ritorniamo, andiamo a Carcassonne. Vediamo un po' quanti chilometri sono rimasti. Quindi ci sono scritti. Comunque siamo vicini, eh. Solo che mi sono innestato nella via che va a Mazamet. E va Alde, sono 100 km. Dunque io devo andare a Limoux. Vedo se posso dormire a Carcassonne, ma Limoux rimane qui. Quindi adesso vado a vedere un attimo. Carcassonne. In città che è un po' caotica, adesso vi faccio vedere alcune delle bellezze di Carcassonne. E poi io andrei verso Limoux. Qui c'è anche René Le Chateau, qui a Limoux. Non le ban e c'è René Le Chateau. C'è qui tra Coïza, Montement e René Le Bain, rimane René Le Chateau. Quindi devo andare a questa zona, questa famosa zona Catara, dove c'è la famosa abbazia. Comunque Albi è una città, prende il nome dei Catari, che erano gli Albigesi, si dividevano in vari tipi di Catari. C'erano gli Albigesi e poi c'erano degli altri che adesso non mi ricordo. Fino adesso andrò in città a Carcassonne. Io vedrò un attimo cosa fare, quale strada imboccare, anche vedere di prendere un hotel per 2 giorni. Va bene, adesso metto la cartina dentro. Via.
Rue de Porpire. Un po'. Chiuse le finestrine. Sono io. Mi piace nel vetro. Vedete, le cartelle di Mazamè purtroppo sono un po' fuori strada, devo trovare la strada migliore per andare a Limone. Adesso faccio vedere la grande rocca di Carcassonne. Ancora qualche 30 metri e poi vi faccio vedere la panoramica. Stanchezza, ho dormito in macchina tutta stanotte dalle 3:30 fino alle 8 della mattina in autostrada in un parcheggio. Allora, adesso mi giro. Sì, qui non si vede molto bene, però io dovrei andare in un liquid hotel che ho visto prima entrando. Dove vado a stare? Eccolo là, il castello. Adesso siamo contro luce, però non vuoi vedere la rocca. Vedete? È bello. Ha un tiraggio pazzesco questa telecamera. Carcassonne. Le tre bombe. Oui. Qui di acqua ce n'è a fiume, guardate. Ce n'è a fiume. Adesso prendo sulla macchina, vado un po' in centro a vedere se posso andare a vedere verso Limone. Intanto cerco un hotel. Eccomi qua. Sono passato davanti al castello. È gigantesco, bellissimo. Ci sarebbero anche degli hotel lì. Ah, chissà quanto costa. Comunque in ogni caso adesso ho trovato la strada per Limone. Non so se conviene restare qui a Carcassonne oppure avventurarmi per Limone.
adesso lo vedo. Comunque vedo dal display che sono le 12.52 del 20 agosto 2008. Bisogna che vada a cercare l'hotel. Faremo un giretto qui. E mettere un po' di limone, quanto viste. Ho visto che c'è il cartello vicino alla mia macchina, di limone. E vediamo quanto tira. Ma vedete, non c'è scritto quanti chilometri sono. Tolosa è il confine con la Spagna, siamo molto molto vicini al confine. Pensate dove sono andato a finire con la mia macchina. Guardate. Avete visto? Una bella zona, un po'. Vedete, non è che c'è un granché, però insomma. La vegetazione è un po' così. Ok, adesso voglio vedere un po' la situazione come si mette. Non voglio dormire anche oggi in macchina. Viene che faccio la doccia, puzzo come una casa. Oh. Ho dormito in hotel, ho preso un hotel qui vicino a questo bel castello di Carcassonne. Ho dormito, ho preso per 2 giorni, adesso questa è la prima notte che farò qui, lo vedrò domani. Tanto vedete queste immagini come sono belle. Questa notte c'è la secca. Questa settimana c'è la settimana spagnola. La settimana spagnola che praticamente sarebbe tutta una settimana di avvenimenti medievali con la riproposizione degli avvenimenti cavallereschi, come da noi a Brisighella. Bellissimo, sta cominciando a scendere la notte e il castello è tutto illuminato, fantastico. Sono le giostre, sono le competizioni cavalleresche. È una settimana tutta medievale.